Ciao a tutte! Allora, questo è un video tag, è una ragazza che è anche lei qua su YouTube che fa i video. Mi ha chiesto appunto una collaborazione con lei, che io accetto molto volentieri. Lei si chiama Sweet Juliet, vi metto poi il link al suo canale nell'info box. E abbiamo deciso di fare appunto questo tag, che è tag I Love Summer. Io ho qui quindi tutte le domande di questo tag e voglio quindi iniziare a vedere un attimino con voi quali sono le risposte a queste domande. Allora, la prima domanda è: smalti preferiti per l'estate 2014? Allora, io gli smalti li adoro, ne ho tantissimi, mi piacciono tanto. Quindi, trovare uno smalto preferito, consigliare uno smalto preferito per l'estate per me è molto difficile. Però vi posso dire quali sono i colori che uso di più in questo periodo. E sono questi colori, vi faccio vedere subito. Sono tutti corallo, rosa, arancioni. Sono tutti questi colori, secondo me, perfetti per questo periodo. Vi dico velocemente, questo è il numero 282 di Kiko. Poi ci sono gli sugar matti che mi fanno impazzire bellissimo in questo periodo. Il 641, il 648. Poi c'è questo della Skin Full Color, che è questo corallo splendido, veramente. Questo è l'854. Sempre di Kiko, questo pesca fantastico, 358, della pupa un altro pesca arancio, questo è il 508. Quindi vedo insomma di darvi un'idea il più possibile, insomma, vera. Poi i colori must have per rossetti e gloss. Beh, ovviamente, visti gli smalti, quindi corallo, rosa, io direi che per i rossetti caschiamo sempre lì. Sia sempre tra il rosa, per il gloss rosa, corallo, idem per i rossetti, insomma, questi colori accesi, colorati, anche perché, si sa, l'inverno il colore non si usa, ma anche perché siamo parecchio chiare comunque, quindi sulla pelle non risalta, non sta, un corallo su una pelle proprio chiara, 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 a me non piace, quindi in estate quando riesco ad ottenere quel pochino in più di abbronzatura, carico. Fucsia, corallo, rosa, quindi per me sono questi. Il capo di abbigliamento preferito? Allora, un capo di abbigliamento preferito in estate sono le canotte e le t-shirt. Canotte portate con short, portate con gonnellone. Mi piacciono gli abiti leggeri, di lino, lo adoro come tessuto in estate, cose di questo tipo, perché andare in giro e sudacchiare, appiccicarsi tutte con questi vestiti che si appiccicano alla pelle, no? D'estate comode. Forse il mio capo d'abbigliamento preferito potrebbe essere un costume, però non si può andare in giro con un costume, quindi t-shirt, canotte, shorts, cose così, ragazzi, semplici, semplici. Poi, un trend dell'estate che ti piace. Non so se si può ritenere un trend, però le piscinate, cioè stare in piscina, farsi una grigliata con gli amici. Non so se è un trend, non credo sia un trend, però per me è quello, no? Il trend intenderanno la moda, comunque qualcosa, secondo me è quello. Il trend è divertimento, amici, piscina, barbecue, cose di questo genere. Lo so che non è una risposta attinente, ma pertinente, ma secondo me è quello. Fiore preferito dell'estate? Fiore preferito, ce ne sono parecchi. Non è un fiore, non so se. Tipo il gelsomino, che è un rampicante, mi piace tantissimo, mi piace il profumo che lascia, a me quindi è propriamente un fiore come una rosa. Comunque gelsomino e girasole, direi proprio di sì. Candela preferita? Oh, non ce l'ho qui da farvi vedere, l'ho appena finita, è la Yankee Candle al cocco. Io trovo che il cocco sia il sapore più estivo, almeno per me ovviamente, che ci sia. Quindi Yankee Candle al cocco, per tutta la vita. Accessori dell'estate, questi ve li faccio vedere. Cioè, gli accessori dell'estate per me sono questi. Orecchini, orecchini, orecchini coloratissimi, giganti, brillantinati,
con il pendente, senza pendente, cioè questi sono gli accessori. Non riesco a mettere tipo troppe collane, cinturone, mi danno fastidio, fa caldo, quindi orecchini a go-go. Profumo dell'estate, questa è una rivelazione, nel senso che anch'io non li conoscevo, li ho scoperti per caso e ho preso il formato mini. Questi sono della Essence, ho preso il Candy Shop e Like a New Love. Sono fantastici, freschi, lasciano quel senso di profumo delicato, floreale, dolce, quindi secondo me per l'estate questi profumini dell'Essence, ne ho provati anche altri da OBS e mi sono piaciuti molto, quindi profumo dell'estate, profumini Essence, costano un poco rispetto ovviamente a profumi più costosi, ma mi sono piaciuti parecchio, quindi profumi dell'Essence. Poi, cosa ami dell'estate? Beh, l'ho già anticipato, piscina, mare, divertimento, il caldo, io lo adoro, odio il freddo, costumi, colori dell'estate, cioè perché volete mettere la differenza tra, adesso, chi ama l'inverno cambi canale, cioè ragazzi, io l'inverno non lo sopporto, alle 4 c'è buio, fa freddo, non si riesce a uscire, invece l'estate si va ovunque, quindi tutto amo dell'estate. Come il tempo in estate delle tue parti? Fantastico. Non mi lamento, ovviamente, io sono zona di Milano, zona di Lodi. Che tempo fa? Fa caldo, si sta bene, sì, c'è un po' di acqua, c'è un po' di umido, come in tutte le parti del mondo. Mi piacerebbe stare al mare 3 mesi d'estate, ma non si può, quindi va bene la temperatura che c'è qua. Programmi per le vacanze estive? Ma non ne ho fatti ancora, sono onesta, sono in ritardo, no, spero di no. Non ho fatto un particolare programma, non ho nulla di, insomma, l'idea è quella magari di farsi una cuccia tipica al mare, una cosa così, chiedere troppo. No dai, ragazzi, quindi questa era la mia tag, Guide of Summer, volevo fare 4 chiacchiere, ovviamente, andate a visitare anche il canale di Sweet Julia, che vi mando, che saluto e mando un grande bacione anche a lei, e niente ragazzi, questo è tutto. Se siete curiosi di sapere qualcosa, scrivete giù nei commenti. Io vi mando un super bacione. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi. Io vi aspetto alla prossima. Ciao, 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 ciao. È caduto tutto. Ah, ragazzi, dimenticavo. Ho fatto tutto il video in compagnia sua, che si sta annusando tutti i miei gloss, si sta annusando tutti i miei rossetti, i miei smalti. Non è che cercavi di mangiarli, mentre cercavo di mangiarli, sì, erano buoni, mi piacciono, ma poi sono belli gli smalti, non si possono mangiare, amo anche lei, ciao ragazze. Ed eccomi di nuovo qua, se ti è piaciuto il mio video iscriviti al mio canale, basta che clicchi iscriviti al canale, puoi anche seguirmi su Google Plus, Twitter, Pinterest o sul mio blog, trovi tutti i link giù nell'info box. Se hai voglia di stare ancora in compagnia con me, basta che guardi ancora uno dei miei video, cliccaci sopra. Ciao, io ti aspetto alla prossima!